Polifemo si è occupato delle iniziative di divulgazione e di applicazione della medicina sinestetica con il professor Pier Michele Mandrillo. Abbiamo seguito le tappe in quel di Cellino San Marco, presso appunto le tenute Carrisi e poi ancora presso Santa Cesaria Terme, Manduria, Carosino. La medicina sinestetica, ricordiamo, è quella branca di medicina che si occupa appunto degli effetti derivanti appunto dai nostri sensi, ma in una azione sinergica, collegata, proprio sinestetica, dal greco sion aistanomai, provare insieme, provare contemporaneamente sensazioni e quant'altro. Abbiamo visto come appunto degustando un buon bicchiere di vino i cinque sensi vengono cointeressati e appunto simultaneamente, per così dire, vivono. Questo in tutto il mese di agosto. Sono trascorsi circa 30-40 giorni. Professor Mandrillo, tracciamo un po' il bilancio. Grazie, beh, un bilancio sicuramente positivo, parlano i numeri, non perché la matematica sia una delle leggi per eccellenza, ma in effetti Apulia Wine Hilt Sensory Project Scientific Test Tour, lo possiamo dire ad alta voce, è stato uno degli eventi scientifici che ha caratterizzato in maniera positiva quel trend che vede la Puglia ed in particolare il Grande Salento come un grande laboratorio di idee legate anche alla possibilità di attrarre tanti turisti. Dico questo dato in apertura perché i numeri parlano chiaro, come dicevo nella premessa, cioè il tour ha riguardato, come lei ricordava, quattro delle location più ambite di tutto il nostro Grande Salento. Siamo partiti dalle tenute Albano Carrisi, la sera del 3 agosto, la splendida location della terrazza della piscina sulfurea delle Terme di Santa Cesarea, ancora la sera successiva in una location proprio ad hoc, il caso di dire, come le antiche cantine Soloperto, dove per primo il signor Soloperto ebbe 35 anni fa l'idea di dire che il primitivo di Manduria non doveva più essere venduto ai grossisti del nord Italia, ma doveva essere in bottigliato. Con questo trend sul vino abbiamo poi concluso nello straordinario castello ducale d'Ayala Valva di Carosino il tour. I numeri dicono di oltre 2000 presenze, di quasi 400 bottiglie di vino degustate del nostro primitivo e del nostro Negramaro, di oltre 200 persone che hanno avuto la possibilità volontariamente di sottoporsi al test della medicina sinestesica. Lo dicono anche i servizi giornalistici, mediatici delle più qualificate testate giornalistiche e televisive della Puglia, che hanno dato interesse seguendo con i loro telegiornali, con i loro speciali e questa manifestazione, e anche a Delta TV, che ringrazio il dottor Abbate per l'attenzione. Insomma, siamo soddisfatti perché abbiamo voluto lanciare dalla Puglia questa novità che le ricordava, la medicina sinestesica, nata ad opera del sottoscritto ma anche ad opera del collega dottor Giuseppe Fischetto, anche lui conterroneo, come io dico, perché un tarantino ed un brindisino. Quindi sì, siamo veramente soddisfatti. Apulia Wine Earth Sensory Project Scientific Test Tour, professor Mandrillo, una iniziativa scientifica legata alla natura e legata alla nostra terra. Legata alla Puglia, questa nostra grande regione conosciuta da oltre 2000-3000 anni, il conto si perde nella notte dei tempi. Presentazione internazionale di medicina sinestesica, e non poteva non essere nella location più bella, più affascinante, più straordinaria, più storica, più porta del mondo, tenute Albano Carrisi. Grazie Albano. Albano Carrisi, con la tenuta Carrisi appunto, ha voluto da vero ed autentico mecenate ospitare la Puglia Wine Earth Sensory Project Scientific Test Tour. Un dovere, un atto di amore verso la propria terra, un rispetto religioso della natura attraverso pratiche mediche che ovviamente si rifanno ad un legame indissolubile con la natura.
E la domanda qual è? Beh, è un plauso alla sua... Hai detto tutto così bene che devo aggiungere, bravo, complimenti per la domanda e per la risposta. Le ragioni profonde per cui lei ha voluto... Le profonde che quando incontri dei geni per strada e questi geni poi appartengono alla nostra amatissima Puglia, devi spenderti in maniera positiva, perché è così positivo ciò che sta presentando il dottor Pier Michele Mandrillo, che è una gioia sentirlo, una gioia vedere che cosa frulla nella testa di questo grande uomo e le cose, i benefici che gli altri che ascoltano potranno ricavarne da questo tipo di progetto. Dei benefici legati alla natura che il nostro Sud, forse solo il nostro Sud, sa darci. Ma non direi solo il nostro Sud, solo il nostro Nord, solo la nostra Italia. In questa terra c'è questa bellissima realtà e dobbiamo evidenziarla con tutti i nostri sforzi, con tutto il nostro piacere, con tutto il nostro orgoglio. Ecco, parliamo di orgoglio in questo caso, perché come ben sappiamo siamo sempre un fanalino di coda, da sempre. È giusto far sentire anche un po' di voci. Un'eccellenza nell'ambito scientifico questa iniziativa? Direi proprio di sì, una eccellenza, una novità e soprattutto una soluzione a tanti problemi dell'anima e del corpo. Siamo qui in presenza, lo dico senza immodestia, ma dal punto di vista scientifico, Albano è l'unico cantante sinestesico al mondo. Grazie. Bontà tua. Lui esagera sempre, soprattutto in serate come queste. Io sono sempre ammaliato da questo tipo di novità, questo tipo di novità che serve a far star bene tutti coloro che vogliono stare bene. E tutto ciò che si è inventato insieme alla sua troupe è fantastica, me l'ha spiegata per filo e per segno, con dei dati di fatto che ti toccano l'anima. E non si può restare indifferenti a un avvenimento del genere. Poi mettiamoci dentro anche un po', ed è giusto che sia così, quello che è il sapore della Puglia, quello che è l'essenza della Puglia, quello che è un elemento come lui che sta dando veramente delle cose fantastiche a favore della salute degli altri. Stranamente lui nasce, ma neanche tanto stranamente, nasce in una città di Taranto che, come ben sapete, è stata una delle più belle città nei secoli scorsi, nei millenni passati. Poi è arrivata la violenza dell'Ilva, è arrivata a cancellare, grazie, grazie, a cancellare con tanti schiaffi giorno dopo giorno, anno dopo anno, e questo per 50-55 anni, adesso non saprei esattamente la data quando è iniziata, ma mi auguro che arrivi la data che finisca. Perché questa terra ha una vocazione turistica, ha una vocazione agricola, ha una vocazione artistica anche, ma noi pugliesi che c'entriamo con l'industria? Poi l'industria perché? Vengono qua per sporcare, per portare tutto questo acciaio dove? E qui mi fermo perché il discorso è molto lungo, è vero, sì, hanno dato lavoro a tanta gente. Ma hanno dato anche lavoro a coloro che lavorano nei cimiteri. Quante nuove tombe hanno dovuto fare? Quanta gente ha dovuto dire addio alla vita per colpa di tutto ciò che questi funghi di cemento vomitano quotidianamente? Ho visto delle scene in televisione, sempre riguardanti l'Ilva, e sembra proprio, guardandole, una... ma neanche l'anticamera, il centro dell'inferno proprio. Fuoco, fulmini, saette, e questa gente che si avvicina al fuoco con non quel fuoco che ci appartiene, quel fuoco della legna, quel fuoco che conosciamo bene, che ci appartiene da generazioni, ma quel fuoco che purtroppo sappiamo quanti danni ha fatto. Io qui mi fermo perché, ma mi auguro di poter condividere con voi il giorno in cui questa storia Ilva dovrà cambiare indirizzo. Questa storia Ilva si chiamerà, che ne so, la New Disneyland World a Taranto. Abbiamo un po' di diritto al divertimento,
assicurare ai bambini un futuro migliore, un futuro lontano dai pericoli, un futuro dove si respira aria pura, e di là ce n'è tanta, e qui nel centro del Mediterraneo di aria pura ce n'è veramente tanta, perché inquinarla? Si starebbe bene anche senza IVA, sono straconvinto. Ognuno di noi può scegliere strade diverse per star bene, e non certamente quella di andata e ritorno da quello stabilimento che di problematiche ne ha regalate veramente tante. Mi fermo e passo la parola al dottor Mandrillo, però che cognome che c'è io. Grazie per averlo ricordato. Di solito le presentazioni si fanno, le premiazioni si fanno alla fine. Albano è diverso. Chiarisco. Albano è diverso perché la rivoluzione lui non la racconta soltanto, la rivoluzione la mette dentro. Questo penso che sia il suo valore aggiunto. Lui è un cantante conosciuto in tutto il mondo perché ha il coraggio di essere quello che è, non cambiare mai. E per questo noi ti saremo sempre grati. Ed AISA, l'Accademia Internazionale di cui ho l'onore di essere il presidente, ha voluto celebrare questa serata del 2 agosto 2016 a Celdino, consegnandoti questa targa ricordo. Grazie a nome di tutti. Grazie a voi. Ora con il dottor Rocco Bleve, direttore sanitario della struttura termale di Santa Cesarea Terme. Avete sposato questa iniziativa della medicina sinestetica presentata, portata avanti dal professor Mandrillo. Quali le ragioni di questa vostra adesione? Ma inizialmente c'è stato proprio un entusiasmo nel primo incontro che abbiamo avuto con il professor Mandrillo, che ho avuto il piacere di conoscere per un altro motivo, e quindi è scattata subito questa sinergia per questo progetto che per me era un po' colpo di fulmine scientifico, potremmo dire. Diciamo un colpo di fulmine scientifico che si inserisce nel contesto in cui noi come Terme ci siamo a pieno titolo. Quando si parla di benessere, quando si parla di stimolazione contro lo stress, quando si parla di tutto ciò che può far star bene senza la necessità di assumere per forza farmaci, e noi siamo i primi che disponibili, pronti, e questo ci ha veramente convinto a sposare questo progetto. Un equilibrio fisico che naturalmente deve partire da un equilibrio psichico. Certo, e questo si concentra bene. Perché al di là di quello che sono le modalità, gli stimoli specifici, ci si trova in un contesto che è quello che può permettere di far star bene. Pensare alle terme, un luogo di benessere in cui si allontana dallo stress quotidiano, alla possibilità di fare dei trattamenti di medicina estetica, alla possibilità di fare dei trattamenti di prevenzione per quelle che sono le comuni patologie, sicuramente per noi è un contesto che a nostro avviso si addice a questa iniziativa, e il motivo poi fondamentale per cui l'abbiamo sposata e la sosteniamo, e se abbiamo altre possibilità, se ci sono in futuro altre possibilità, saremo sempre pronti a fare la nostra parte. Direttore delle Terme, al presidente della Società delle Terme. Rocco, grazie per quello che sei, per quello che ci hai dato. Grazie a voi. Benvenuti in Puglia. Non è una frase fatta, non è una frase di marketing, non è una frase di convenevoli soltanto. Benvenuti nel Grande Salento, io lo dico col cuore in mano da tarantino, perché da sempre sentivo parlare i miei nonni di questo legame che lega le nostre province, e di questo grande legame che legava anche Taranto alla presenza dalle nostre parti dei salentini che venivano impiegati come collaboratori, non mi piace dire come manovali, perché la dignità umana ha un valore che si chiama collaborazione, e quindi a Taranto venivano i cosiddetti popti, io mi inchino davanti ai popti, lo dico veramente col cuore, venivano a fare
il taglio del tabacco, poi rimanevano per la vendemmia, poi rimanevano ancora per l'olio. Hanno costruito con noi questa grande regione e per cui la parola Grande Salento ci deve onorare. Di questa regione, di cui il Salento è sicuramente la capitale storica, la capitale umana, la capitale scenografica, la Puglia è stata premiata l'anno scorso da due grosse entità internazionali mondiali, da National Geographic, dalla rivista, e dalla più grossa organizzazione turistica, Lonely Planet, come la più bella regione al mondo. Lo diciamo veramente con grande emozione, perché siamo abituati non a metterci le medaglie, ma a condividere il valore di un premio. Un premio, e queste parole le avrei voluto dire alla presenza dell'assessore Dario Stefano, che come giustamente Rocco diceva ha fatto tanto per il nostro vino, per cui il mio ringraziamento personale, il ringraziamento di AISA anche in sua assenza. Grazie dottor Stefano per quello che ha fatto per la Puglia, e grazie anche all'assessore Loredana Capone, che soltanto impegni sopravvenuti hanno impedito di essere qua. Grazie per quello che lei vorrà fare per rilanciare ancora di più questo nostro turismo. Allora, un premio soprattutto, come si legge poco ma ve lo leggo, questa rivista ha dato alla Puglia per and the relaxed pace of life, cioè per la pace della vita che si respira in questa nostra regione. Anche il New York Times si è occupato della Puglia e lo ha fatto dedicando la copertina nel settembre 2013, nominandola come la regione più magica d'Italia, perché la Puglia è la regione più bella del mondo. Questo riconoscimento importante, perché si legge la Puglia è una terra dove è possibile vivere un'esperienza unica, non solo per il suo mare, per i suoi borghi, per la sua realtà rurale e moderna, i suoi castelli e le cattedrali, ma soprattutto per la sua autenticità. Il tour di Polifemo L'Occhio di Abate, insieme alla medicina sinestetica che il professor Pier Michele Mandrillo sta promuovendo in varie zone della nostra Puglia. Siamo partiti da Cellino San Marco, dalle Tenute Carrisi con Albano, siamo stati successivamente presso le terme di Santa Cesaria in una cornice davvero suggestiva, ed eccoci ora a Manduria presso le cantine Soloperto. Ernesto Soloperto, amministratore delle omonime cantine Soloperto appunto, quali i motivi per i quali la vostra azienda ha deciso per promuovere l'iniziativa del professor Pier Michele Mandrillo sulla medicina sinestetica? Ma intanto perché come azienda noi siamo sempre proiettati verso il futuro, da quando è nata abbiamo sempre cercato di individuare nuove strade, nuove soluzioni, suggerimenti che potessero essere utili al vino in quanto tale, ma anche a tutto il mondo che gira intorno, e quindi quando ci è stata proposta questa iniziativa l'abbiamo accolta immediatamente, proprio perché riteniamo da profani che possa essere sicuramente un veicolo nuovo che possa accompagnare il primitivo o il vino in generale nel mondo, e quindi tra l'altro essendo particolarmente anche valida come iniziativa scientifica ci è sembrato che un connubio potesse essere ideale, e quindi l'abbiamo subito voluta realizzare. Anzi, li ringraziamo per averci dato questa opportunità. Sabrina Soloperto, titolare dell'azienda Cantine Soloperto. Beh, è davvero bello che un'azienda locale, un'azienda di Manduria, di Taranto in buona sostanza, sposi un progetto scientifico di un tarantino, del professor Mandrillo. Sì, sicuramente sì, diciamo che l'abbiamo sposato non solo per la vicinanza geografica, ma perché abbiamo creduto in lui come professionista, conoscendolo da tanto tempo, e nel progetto che ci sembra assolutamente interessante. Diciamo che noi in generale siamo legati a tutti i progetti che possono portare a un percorso comune, che possano riunire tutti gli attori delle diverse filiere produttive e non, che possano in qualche modo portarci alla
lavorare insieme verso un obiettivo comune, che può essere la promozione del territorio, la promozione del nostro vino, appunto del primitivo e della zona da cui deriva, per un benessere generale del consumatore. Il sindaco di Carosino, Arcangelo Sapi, ovviamente fa gli onori di casa, per così dire, in questa splendida location del castello. Sindaco, l'amministrazione ha dimostrato sensibilità e forte interesse verso questa iniziativa. Non è una novità per Carosino questo aspetto. Abbiamo dalla nostra parte 50 anni di manifestazione nel settore enologico. Adesso però tutti si aspettano che dopo al 50° anno di manifestazione della Sagra del Vino, che ricordo sarà fatta il 15, 16 e 17 di settembre, nella manifestazione della 50° si aspettano cose grandiose. Noi invece abbiamo pensato, oramai stiamo studiando col dottor Mandrillo, stiamo studiando una metodologia nuova, un nuovo modo di approcciare il nostro prodotto, e quindi il nostro territorio. La motivazione di un'amministrazione comunale è quella di promuovere il suo territorio, di promuovere i propri prodotti, ma soprattutto di promuovere l'innovazione attraverso l'uso alternativo del prodotto, non solo dal punto di vista della promozione delle nostre tradizioni, la conoscenza delle nostre tradizioni, lo stiamo oramai facendo, lo stanno facendo tutti in maniera egregia, meravigliosa, ma speriamo, abbiamo intenzione di fare un passo in più, promuovere il nostro territorio attraverso un nuovo modo di conoscere, di far conoscere, di utilizzare le nostre peculiarità, che sono importanti. Col dottor Mandrillo parlavamo di metodi alternativi, che alternativi non sono, perché sono metodi antichi, che noi adesso intendiamo ristudiare, rivalorizzare e riproporre alla nostra, diciamo, comunità, e alle comunità e alle persone che verranno intervenire, vorranno venire a visitarci, perché per noi questa è una grossa opportunità, una grossa peculiarità. Quarta tappa degli appuntamenti relativi alla medicina sinestetica e alle proprietà salutistiche del vino, medicina sinestetica con le relative applicazioni pratiche. Siamo con il professor Mandrillo in questa splendida cornice di Carosino, nel castello di Carosino. Professor Mandrillo, diamo un po' i numeri, mi passi questa espressione, relativi appunto a questi incontri. Un progetto scientifico forte, innovativo, che ha riscosso un grande interesse non solo dei cittadini, degli addetti ai lavori, ma dei soggetti istituzionalmente preposti, delle associazioni di categoria, della comunità scientifica. Grazie della domanda, che mi permette di coprire così a volo d'uccello tutto il progetto del quale ci siamo occupati. Apulia Wine Hilt Sensory Project Scientific Test Tour. Qualche mese fa questo era soltanto un foglio di carta, un formato Word, nel quale si ipotizzava un progetto di coinvolgimento del grande Salento e trasformarlo in un grande laboratorio scientifico. La tenacia, la competenza, la voglia di riscatto di questo nostro territorio, come lei diceva nella domanda, ci ha portato a essere veramente oggi un progetto con dei numeri che parlano di una realtà, quella del grande Salento, che attraverso l'uso salutistico del vino vuole ripresentarsi all'Italia, all'Europa, perché no, al mondo intero, parlando di una tradizione. Siamo oggi nella quarta tappa, nella città di Carosino, che non a caso in questi giorni festeggia con questa nostra manifestazione, aspettando la sagra, i 50 anni della Sagra del Vino, oibò, gli stessi anni del Vinitaly. Quindi noi c'eravamo come pugliesi, come tarantini, c'eravamo da prima. Il progetto parla da solo, oltre 3.000 persone presenti in tre serate nelle varie location, Casa Albano Tenuti Albano Carrisi, il 2 agosto, Terme di Santa Cesarea il 3 agosto, Antiche Cantine Soloperto di Manduria il 4 agosto, e oggi non potevamo non concludere appunto nel castello medievale d'Ayala Valva, che ci parla del 1400, del 1500, quando gli spagnoli venivano qui a mangiare le nostre uve, a bere del nostro primitivo. I numeri parlano chiaro, oltre 2.000 persone hanno degustato il primitivo e il negramaro delle varie cantine, oltre 200 persone si sono sottoposte
sottoposte volontariamente al test scientifico di valutazione della tecnologia multisensoriale FNFI Sensory, che ha stimolato i cinque sensi, in particolare il senso del gusto con la dose terapeutica di vino. Penso ci siano tutti gli ingredienti per un progetto straordinario. Io approfitto per ringraziare, come diceva il dottor Abbate, le istituzioni che questa sera hanno voluto portare non solo la loro presenza amicale ma soprattutto istituzionale. Il dottor Luca Lazzaro, che rappresenta il GAL con linee ioniche, il dottor Vito Punzi, sindaco di Montemesola, che porta la rappresentanza dell'Unione Comuni Monte d'Oro, il dottor Giuseppe Ecclesi, al quale mi lega sia l'amicizia che anche il fatto di essere cittadino del Comune di Pulsano, che rappresenta questa sera la neo elezione a presidente del Consorzio Comuni delle Terre del Mare. L'amico consigliere regionale Cosimo Borraccino, che porta il saluto della Regione Puglia. Insomma, veramente le istituzioni che hanno destato la loro attenzione all'uso alternativo del vino, inserito in questo grosso progetto che ho l'onore e il piacere di coordinare come presidente dell'Accademia Scientifica Internazionale di Esteate, che abbiamo voluto chiamare progetto di turismo salutistico multisensoriale, che porterà sicuramente la nostra regione, che l'anno scorso ha avuto il premio come migliore, come più bella, come regione straordinaria al mondo. Il premio noi lo vogliamo continuare non solo per gli aspetti paesaggistici, ma anche per gli aspetti dell'eccellenza, e soprattutto dell'eccellenza legata alla possibilità di curare lo stress attraverso la medicina sinestesica. Dottor Giuseppe Fischetto, docente universitario, lei viene da Brindisi, opera altrove, a Roma, è ritornato nella nostra Puglia, ha rivisto la realtà di Taranto. Forse anche un appello affinché non ci sia la fuga dei cervelli, ma viste le tante risorse naturali che il territorio offre e viste anche le tante risorse, le tante menti, le tante risorse scientifiche, è opportuno scommettere sulla Puglia, su Taranto e non solo, sul Grande Salento, per valorizzare queste eccellenze. Assolutamente sì. Noi da ragazzi abbiamo sempre pensato che l'erba del vicino fosse più verde. Poi crescendo ci accorgiamo che la nostra terra era una delle terre migliori. Forse siamo stati seduti su una miniera non di oro, di diamanti. Io torno sempre in Puglia quando posso, ho un grande rimpianto di non essere rimasto in questa mia terra, essendo io di Brindisi, e ogni volta che vengo vedo il mare, vedo il verde degli olivi, vedo l'azzurro del cielo, assaggio i miei prodotti. Credo che sia una regione ricchissima, ricchissima, anche piena di tanta umanità. Rivedo ancora i contadini con i quali ho lavorato da ragazzo, gente vera, gente sana. Gente autentica. Gente autentica soprattutto. E chiaramente ogni volta che torno qui ci soffro molto. Soffro molto perché ho sbagliato, sarei dovuto rimanere qui. Spero comunque di tornare con i nuovi progetti, con i progetti che noi abbiamo con la professor Mandrillo, di creare un Salento salutistico, cioè dove non solo si mangia, dove non solo ci si fa i bagni in mari puliti, ma soprattutto veramente si guarisce dallo stress, e credo che con un po' di buona volontà, trovando uomini di buona volontà, ce la faremo senz'altro. Dottor Pietro Dorisio, docente di medicina estetica, ora lei ritorna a Pescara in Abruzzo. Cosa le rimarrà di questo patrimonio scientifico, naturale e umano che ha avuto modo di scoprire in questi quattro incontri? È vero, ha detto bene, perché veramente è stata una scoperta, perché ero stato una decina d'anni fa in Puglia, ma tornare adesso e fare questo scientific tour insieme ai colleghi Pier Michele e il dottor Fischetto mi ha permesso di assaporare, di gustare delle emozioni che non vengono solo dal stare insieme a degli amici, ma anche a livello paesaggistico.
ho scoperto una Puglia che esce al di fuori dei canoni normali, in termini di bellezza proprio, naturale. Vedere camminare con la macchina, vedere questi ulivi, la bellezza anche di questi di posti particolari dove abbiamo fatto le varie tappe del tour. E inoltre anche le persone, devo dire che ho trovato un'ospitalità stupenda, pazzesca, e non da meno dal punto di vista enogastronomico, avete una regione bellissima, stupenda. Daniele Marinelli, titolare della omonima azienda vinicola. Siamo alla quarta tappa, lei ci ha seguito l'iniziativa per quasi tutto il percorso. La natura, il vino, i progressi della medicina sinestetica, un progetto che avete voluto sposare in pieno e supportare. Sì, indubbiamente, con il dottor Pier Michele Mandrillo e gli altri due nostri amici medici abbiamo voluto sposare subito questo progetto, perché comunque credo nell'innovazione, nei benefici del vino che può portare al corpo e alla mente. Purtroppo ci troviamo in una situazione di molto stress, una vita molto frenetica, e abbiamo appunto constatato con Pier Michele Mandrillo che questo si può alleviare anche grazie al nettare degli dèi che io produco. Da una tradizione di famiglia che si tramanda e si va a perpetrare di generazione in generazione. Sì, io rappresento la quarta generazione di viticoltori e la terza di vinificatori. Faccio parte di una famiglia storica sul vino, sul Carosino. Comunque di questo mi rende orgoglioso, con dei cambiamenti fatti dal marketing aziendale, comunque dall'innovazione, dall'innovazione di nuove tecniche di lavorazione, sempre legata alle tradizioni. Ed è davvero apprezzabile che un imprenditore, un privato, quale è lei, quale rappresenta appunto la sua azienda, abbia voluto non chiudersi in sé ma aprirsi al progresso, allo sviluppo della medicina, andando a battere una strada scientifica completamente innovativa. Beh, io credo che comunque è brutto forse dirlo, però le guerre si vince con dei soldati forti, quello che io mi ritengo. Indubbiamente da soli puoi curare soltanto il tuo orticello, mentre andare fuori dai tuoi spazi, pensare in modo nuovo e avere delle ambizioni, puoi arrivare indubbiamente in tutte le parti del mondo. Il progetto appunto della Puglia Wine Hilt è un progetto che mi ha interessato sin dall'inizio, e comunque credo che si parlerà in tutto il mondo di questo progetto, perché realmente abbraccia l'enogastronomia del territorio e comunque è la medicina e i suoi benefici. Ed è bello che questo progetto sia partito da Taranto, dalla provincia ionica, dalla nostra terra. Parliamo spesso di tante scoperte, di tante ricerche provenienti da altre parti d'Italia, altre parti del mondo, ma noi abbiamo delle professionalità eccelse a Taranto, in riva allo Ionio, che dobbiamo assolutamente valorizzare e di cui esserne orgogliosi. Sì, noi abbiamo... Ed è particolarmente significativo il fatto che questa ricerca parta dalla provincia di Taranto. Noi siamo soliti celebrare, per carità, ricerche provenienti da altre parti del mondo e d'Italia, ma abbiamo delle risorse davvero eccelse qui in riva allo Ionio. Sì, basta pensare che i migliori ricercatori a livello mondiale sono italiani, anche se vanno via dall'Italia per poco spazio, e abbiamo delle eccellenze appunto salentine e comunque pugliesi che vengono riconosciute in ambito mondiale.
questa nuova ricerca appunto creata qui nel Salento, comunque in quel di Taranto, è un grande orgoglio da parte nostra, da cittadino appunto a Tarantino. Io credo che sia un grande elogio da parte nostra e credo che vada supportata e con il massimo impegno da parte di tutti. Perfetto. Ok, Anto. Bene, professor Mandrillo, archiviata questa esperienza, questo tour si guarda avanti con nuove prospettive, con nuovi obiettivi e con nuove sfide. Ma sì, sicuramente il grande successo ricevuto da questa prima esperienza di tour ci permette di guardare già avanti. In effetti questa esperienza si continuerà nei prossimi mesi nella Wine Week Health Sensory Esperienze, cioè nel coinvolgimento di 7 giorni in 2 macro regioni, la Puglia e l'Abruzzo, ma possiamo sicuramente dire che l'anno venturo, quindi nella prossima estate del 2017, a seguito del lancio che abbiamo effettuato, del lancio così culturale e scientifico del marchio Puglia Sinestesica Turismo Salutistico Multisensoriale, abbiamo già pensato di esaltare un altro prodotto d'eccellenza della nostra terra, della nostra provincia di Taranto, il melograno, che abbiamo appreso proprio in questi giorni i dati commerciali. La provincia di Taranto è la patria nella produzione nazionale del melograno, questo straordinario frutto conosciuto fin dall'antichità, che ha al pari del vino poteri, vorrei dire, proprio terapeutici, salutistici sovrapponibili, cioè cura l'ipertensione, cura lo stress, è un antiossidante, è un antitumorale, favorisce le donne durante la gravidanza per uno stato di salute. Quindi abbiamo pensato di riproporre la prossima estate lo stesso tour, stimolando questa volta il senso del gusto, non più con il vino ma con il melograno. E sempre all'insegna di madre natura, sfruttando le risorse naturali del territorio.